piani? Perché piangi? C'è temporale. C'è un po' di temporale. Non c'è gonfiabile. Cosa c'è, Vane? Non c'è più il nastro gonfiabile, quello di casa. Vabbè, ma c'è un po' di vento, c'è il temporale. Dobbiamo ricomprarli. Certo che li ricompriamo. Ma dopo passa, stai tranquilla, sono soltanto dei gonfiabili che stanno volando via, c'è un po' di vento, comunque magari non volano. La piscina! E la piscina si riempirà un po' d'acqua, ma state tranquille, non piangete! Ragazzi, è arrivato un diluvio universale, per l'ennesima volta qua piove di brutto, c'è un vento fortissimo, ci stanno volando via tutte le cose fuori dal balcone, bidoni della spazzatura, i gonfiabili in piscina, e loro sono molto spaventate, però penso che passi insomma presto e me lo auguro, anche perché stavo andando a fare la mia valigia e mi sono ritrovata invece a dover correre e chiudere tutte le finestre e di tutto e di più. Adesso Vanessa è corsa giù a vedere la cricettina come sta. E da voi piove? Fatemi sapere nei commenti, scrivetemelo, perché qui a Novara invece diluvia. Guardate, non so se riuscite a vedere. Vedete? Vedete come si muovono le piante? Poi sbatte di tutto, sta sbattendo tutte le finestre, le persiane stanno sbattendo. Anastasia piange tantissimo perché è molto spaventata. Guardate. Da questa parte non si vede, ma piove tantissimo, tutto di traverso perché c'è vento. Amore, papà è andato a lavorare, stai tranquilla, non è né la prima. Niente, adesso lo chiamiamo, così vi tranquillizzate, va bene? Anastasia, stai tranquilla, guarda che è già successo tante volte, Basta ripararsi, se sei in mezzo alla strada e all'improvviso arriva un temporale del genere, bisogna subito entrare in un portone, d'accordo? Sì, e ripararsi. Adesso, papà. Ma adesso lo chiamiamo, va bene? Lo chiamiamo? Intanto Vanessa è andata a prendere la cricetina. Ciao, amore! Che schifo, mi sta cacciando la cacca addosso. Perché magari è spaventata anche lei, sente che c'è il temporale. Ciao, Olivia, non ti preoccupare, amore mio. Stai tranquilla che adesso passa tutto, poi la mamma ti dà la pappa buona. Piccolino, sentite come sbattono le tapparelle? Adesso le chiudiamo altrimenti si rompono. Bimbe, io stavo per andare a fare la mia valigia ed è arrivato questo diluvio, stavo anche stendendo, tra poco vado. Oltretutto, Anastasia, sto aspettando una mail da EasyJet, dalla compagnia aerea, e che mi deve mandare una mail per lunedì che partiamo, quindi ogni tanto magari dai un occhio tu all'email sul computer e mi dici quando arriva, che la leggo. Grazie, adesso chiamiamo papà, amore, va bene? Cioè, guardate ragazzi, tutto bagnato, non so se si vede, ma qua c'è una pozzanghera. Adesso io mi faccio un bel bagno. Sei contenta che ha smesso? Sei più tranquilla, amore, eh? Ma mamma ha detto che papà è andato a casa di un suo amico. Ma no, tuo papà è a lavorare, sarà a casa di un cliente, non di un amico. Di un cliente. Sì, di un cliente, amore, capito? Mi aiuti a pulire il bagno, amore? Sì. Ad asciugare, che io ho già asciugato tutta la taverna? Così dopo possiamo fare che prepariamo gli zainetti. Esatto, dobbiamo finire di preparare le valigie. Vi racconto ragazzi, l'altra volta aveva piovuto come adesso, però aveva grandinato, ma adesso non ha grandinato. Infatti, dava grandine ma non ha grandinato, c'era solo un fortissimo vento che buttava la pioggia a destra e a sinistra. La pioggia usciva dalla porta, entrava, brava. Io ho messo gli stracci ma non c'era neanche un po' di pioggia. Vediamo, brava. Guarda, amore, perché hai fatto bene. Fa niente, tu hai fatto bene a metterli. In compenso è entrata in bagno e giù in taverna, eh? Non so come mai sia entrata in bagno, adesso verifico, perché Vanessa aveva chiuso la finestra. Adesso verifichiamo, ok? Ora Anastasia, quando hai finito di contare i soldini, aiuta tua sorella a fare i compiti che non le vuole sapere. 1, 2, 400. Sì, purtroppo sono finiti. Guardate quanti sono. Però purtroppo, eh? Eh beh, certo, se erano veri ero più contenta, purtroppo. Allora, Vane, lo so che siamo ancora a giugno e non vorresti sentirtelo dire, ma io vorrei che tu facessi due pagine al giorno di matematica. Ho detto che domani. E due pagine al giorno di italiano. Non è vero, poi domani non le fai, manca un giorno per partire, abbiamo da fare e tu non le farai mai. Io lo so. Le faccio in macchina.
No, non li portiamo i compiti in vacanza per una settimana. Quindi fagli adesso. Per 7 giorni. Non ti porto i libri. Li portiamo poi quando andiamo 8 giorni. A fine luglio. Vabbè, allora ragazze, io vado a stendere. Così vi ho lavato ancora qualcosina. No, c'è uno vero, fatto qui, vero. Che porteremo in vacanza. A few moments later. Sì, questo gioco è bello, allora. Andiamo di là. Cos'è? Questo. Ah, è arrivata la mail della mamma che aspettava. Allora, apriamola. No! Ari! Che c'è? Guarda, guarda! Ari, guarda! C'è? Che il volo è stato annullato, quindi non possiamo più partire. Andiamo a dire alla mamma prima che gli manca ancora dei vestiti, magari l'ultimo. Aspetta, ma invece di correre, mamma, mamma, ti devo dire quella cosa. Che il volo è stato annullato. Dobbiamo prima vedere cosa fa, quindi andiamo piano piano, ok? Si sta facendo la valigia, non è che è già finito? Dobbiamo andare a controllare subito, vai, vai! Mamma, cosa Ciao, stai Peter. Facendo? Sto stendendo le ultime cosine perché poi devo preparare la valigia, così nel frattempo si asciugano. Voi cosa avete fatto? A proposito, Vane e Ani, mi è arrivata la mail che aspettavo? Sì! Bene! Ti dobbiamo dire una cosa. Cosa? Cosa dovete dirmi? Mamma, siediti un attimo. Ma dove? Bimbe, ascoltate, se non stendo non si asciugano e la valigia non riesco a prepararla. Ma puoi farlo dopo. Ti dobbiamo dire una cosa piccolissima. Domani dobbiamo partire. Sì. Ecco, allora, seduta. Finalmente mi siedo. Oggi è stata una giornata disastrosa. Ve lo ricordate che ha diluviato, ho dovuto asciugare per terra, ho lavato i piatti. Sì. Ho finito alle 5 del pomeriggio di lavare i piatti. Mi è arrivata l'email. Bene. Dove c'è scritto sopra? Sì? Che il volo è stato annullato. Il volo è stato annullato. Quale volo? Il volo della nostra partenza per andare in Sardegna. Sì. Domenica, lunedì. Sì. Ma va, va. Ma sì. Ma bello scherzo. Bello scherzo. C'è scritto in inglese. E io dovrei credere. Vuoi venire a vedere? Certo che vengo a vedere, ma tanto, guarda, so già che mi state prendendo in giro. Non è vero. Vieni, vieni. Siamo. Vero! Bambine, non fatemi scherzi orribili, eh. Andiamo, andiamo. Giù. Invece è vero. Sì, è verissimo. Non ci voglio credere. Tanto sarà uno scherzo. Mamma. Ok. Ta-da! Scritto deleted. E del nostro viaggio. Com'è possibile? Cos'è successo? Perché hanno annullato il volo, ragazzi? Non mi era mai capitato che annullassero un volo a me. Qualcun altro sì. No. Cosa facciamo adesso? Non lo so, dobbiamo dire a papà. Esatto, devo chiamare subito papà e non solo papà. Noi siamo in 8 a partire. Devo chiamare EasyJet, devo capire cosa è successo, se magari ce l'hanno spostato, se abbiamo la possibilità comunque di spostarlo o se ci rimborsano il volo, ma io comunque in ogni caso voglio partire. No, perché? Ma non è che... La mia prima settimana di vacanza, perché? Che ride? Non volevi partire? Sì. Non volevi volare? Sì. Io non è che ho tutta questa gran voglia di volare, però ormai ero nell'ottica mentale che sarei andata in vacanza. E quindi niente, chiamiamo subito EasyJet, dobbiamo chiamare EasyJet per forza. Mamma mia che angoscia, non riesco a concludere niente. Ragazzi, ma a voi è successo che vi cancellassero un volo di EasyJet? Vabbè, tanto partiamo fine luglio. Beh, ho capito che partiamo a fine luglio, ma io ho preparato di tutto per questa partenza, lo sapete anche voi, abbiamo fatto anche il video con la valigia e non capisco, oggi che giorno è? Oggi è sabato, non vedo perché mi hanno cancellato il volo, me lo stanno comunicando, ma soprattutto non vedo perché mi hanno cancellato il volo. Perché? Bisogna informarsi, bisogna capire, bisogna telefonare a EasyJet e capirne il motivo, vero Ani? No. Ma tranquilla, niente ci scalfirà. Niente scalfirà te.
Ma a me scalfisce, anche perché ho pagato io, non hai pagato tu con i tuoi soldini. Ma non possiamo rifarlo? Tanto partiamo solo dopo domani. Certo che posso rifarlo, però io non ho avuto nessun accredito sul mio conto corrente del rimborso dei soldi. Devo capire che cosa sia successo, perché Vanessa, magari ci danno la possibilità di prendere un altro volo. Hai capito come funziona? Potrebbe anche essere così. Se lo annulla pure quello, poi... Anima, quale? Quale biglietto? Il biglietto nostro. Beh, lei dice, se dovessimo farne un altro, annullano anche quello, vuol dire che EasyJet non ci vuole. E non possiamo più partire, Ani, no, non possiamo più partire. Adesso ci tocca stare in questa città caldissima. Io non ci ho fatto. Allora, niente, allora andate a Grestan. Andiamo in montagna. Andate dai nonni e io sto a casa da sola perché non vi sopporto. Vado a chiamare EasyJet. Sì, io devo andare in bagno perché mi ho mal di pancia. E cosa significa? Tanto EasyJet lo devo chiamare io. Anche tu hai mal di pancia? Sì, andiamo un attimo al bagno. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo, perché io adesso chiamo EasyJet. Loro hanno mal di pancia, quindi il tempo di fare la telefonata e vi facciamo sapere come è andata a finire, ok? Ci dispiace tanto, volevamo fare tantissimi video al mare in Sardegna e li faremo a Novara, a casa. No, ma io non ci posso credere, ma perché? Va bene, mamma, arriviamo subito. Facciamo? Ve lo diciamo. Ma no, secondo me... Aspetta, ma si sta chiamando EasyJet, no? Ma secondo me è un EasyJet finto. E se arriva ce lo dice? Che cosa? Ma no, ma tanto secondo me o sta facendo qualcos'altro, sta rifacendo il biglietto, non sta chiamando EasyJet. Però cosa facciamo? Te lo diciamo o non te lo diciamo? Te lo diciamo o non te lo diciamo? Glielo diciamo? Ho paura. Te lo diciamo? Sì. Te lo diciamo? No, non te lo diciamo. No, sì, te lo diciamo. Ah, ho capito. Va bene, grazie. Mamma. Buonasera, grazie mille dell'informazione. Mamma. Bambine, io ho appena telefonato a EasyJet che mi ha detto che il nostro volo non è stato cancellato. Te lo diciamo tra 3, 2, 1. Scherzo! E adesso lo scherzo ve lo faccio io, a voi due non vi porto in vacanza. Emma! Si è vendicata perché tu gli avevi fatto lo scherzo. Ah, è una vendetta! Ah, sì. Guarda, ci sono cascata come una polla. Ero disperata. Infatti, di restare ancora qua con voi una settimana intera. Infatti, noi adesso andiamo su già. Dai, scappa. Ah, ragazzi, avete visto cosa mi hanno combinato queste due monelle? Mi hanno fatto uno scherzo per vendicarsi. Brava Anastasia, guarda anche tu, cosa fai finta di niente? Brava però, giusto? Io ti ho fatto lo scherzo che non ti portavo in vacanza e tu mi hai fatto lo scherzo che in vacanza non ci andrà nessuno. Va bene, adesso veramente allora dobbiamo andare a finire di fare tutto. Io finisco di stendere e ragazzi, il prossimo video sarà la nostra partenza. Mi raccomando, non perdetelo perché io sarò molto, ma molto in ansia. Ma scusami, mamma, quando noi partiamo sono le 3 di notte. Vabbè, loro lo vedranno il giorno dopo, okay. Ovviamente. A casa. Pensate chi viene con noi. Guardate alcuni video. Ah, ma ragazzi. Scrivetelo nei commenti chi pensate che partirà con noi. Noi faremo il video alle 3 di notte, loro lo vedranno di giorno. Loro lo vedranno di giorno se avrò le forze di pubblicarlo il giorno. Il giorno stesso, certo, io vi riprenderò mentre voi dormirete, io sarò in ansia e poi in aereo lo faremo insieme. Allora ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi.